Senta Gervasini, oggi qui davanti al Tribunale, qual è il motivo di questo sit-in? Ma noi siamo qui e in altre 30 città italiane a mezzogiorno ci sono questi sit-in di radicali, più Europa e laici in generale, perché oggi ad Arezzo c'è la sentenza definitiva che probabilmente condanna un ragazzo, Walter De Benedetto, che affetto da SLA in modo grave, teneva in casa per uso terapeutico qualche piantina in più di cannabis, perché non riusciva a trovare, come succede anche a Varese, è difficilissimo trovare prodotti derivati dalla cannabis per uso terapeutico. Allora non è possibile che ormai in mezzo mondo si legalizza, compresa la nostra vicina Svizzera a breve, si legalizza la cannabis e l'uso terapeutico ma anche ludico come succede negli Stati Uniti, e qui mettiamo sotto processo un ragazzo disteso su un letto con la SLA che soffre di dolori atroci. Allora noi siamo qui per fare come al solito presenza e testimonianza. Sarebbe ora che, visto che cosa succede, visto che noi copiamo tutto dagli americani, dagli inglesi, ecco, che copiassimo qualche volta ad esempio dagli Stati Uniti, dove la stampa italiana non l'ha detto, ma in ottobre-novembre dell'anno scorso, quando, insieme all'elezione del presidente americano, c'è stato un referendum in diversi stati proprio sulla legalizzazione della cannabis. La situazione oggi negli Stati Uniti è questa: oltre l'80% della popolazione degli Stati Uniti, di tutti gli stati, gode della legalizzazione della cannabis terapeutica. Sei stati, tra tutti quelli, la maggioranza che hanno votato per la legalizzazione della terapeutica, sei stati hanno anche quella ludica, con la cannabis che viene venduta dai tabaccai, per dire, con un tasso di THC dello 0,5. Ecco, senta, volevo chiederle, ma riflettendo la situazione dell'uso terapeutico della cannabis in Italia, com'è la situazione? C'è tanta gente che ha bisogno di farne uso per, appunto, per uso terapeutico? E in realtà non la trova, perché noi abbiamo esempi anche a Varese, non la si trova. Perché? Perché la cannabis in Italia viene coltivata solo da elementi dell'esercito italiano in Toscana, chiaramente la produzione non può soddisfare che una piccolissima parte, per cui è difficilissimo. Noi abbiamo casi a Varese, anche qui presenti oggi, di gente che in farmacia non la trova, non arriva, e quindi perché andare avanti? Allora, entro due anni, la Svizzera, quindi compreso il Ticino, legalizzeranno per uso terapeutico, andremo a comprarle in Svizzera, andiamo a morire in Svizzera, si va a trovare le signorine in Svizzera, andremo anche a comprare la cannabis terapeutica in Svizzera.